Buongiorno a tutti e a tutti, sono Marcella Malle, presidente di ASVIS. Lo sviluppo è sostenibile se soddisfa le esigenze del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie. Questa definizione, contenuta nel rapporto Brundtland del 1987, acquisì subito una immediata popolarità e divenne un punto di riferimento nel dibattito sui limiti della crescita. Da allora è al centro di progetti e di visioni sull'evoluzione del mondo. Riprendendo questo concetto, le Nazioni Unite hanno promosso nel 2015 l'Agenda 2030, il primo grande programma globale per cambiare il mondo con i suoi 17 goal da raggiungere entro il 2030. L'agenda contiene in sé una grande novità. Per la prima volta fu espresso un chiaro giudizio sulla insostenibilità dell'attuale modello di sviluppo, non solo dal punto di vista ambientale ma anche economico e sociale, superando in questo modo l'idea che la sostenibilità fosse solo una questione ambientale ma affermando una visione integrata delle diverse dimensioni dello sviluppo. In particolare l'agenda con il Goal 16 afferma che non c'è sviluppo sostenibile senza pace e che promuovere società pacifiche fondate sulla giustizia e libere dalla criminalità, dalla mafia e dalla violenza è un presupposto indispensabile per lo, la lotta contro la povertà e le disuguaglianze. La pandemia ha ehm, accresciuto l'attenzione verso la sostenibilità e ha richiamato il mondo all'urgenza di ripensare nuovi modelli di sviluppo capaci di tenere insieme crescita economica, giustizia sociale e rispetto dell'ambiente. Un elemento di ottimismo è rappresentato dal grande sforzo che ha fatto l'Unione Europea che col nuovo programma Green Deal ha messo al centro della sua azione l'Agenda 2030 e poi con Next Generation EU ha fornito ai Paesi membri delle risorse e degli strumenti necessari per fronteggiare le transizioni ecologiche e digitali necessarie per la, la ripartenza. Cosa manca adesso? Serve il coinvolgimento delle comunità locali dell'intero Paese. Dobbiamo avere fiducia in questo cambiamento che ci porterà a abitare un mondo migliore caratterizzato da nuovi modi di lavorare, di studiare, di produrre e di consumare più sostenibili, sicuri e resilienti.